Buonasera a tutti e bentornati alla 12ª puntata di questi Segreti dei Vicoli di Genova in pillole. Come sempre ormai, come ogni partenza di questi Segreti dei Vicoli in pillole, anche oggi ci aiuta nel nostro percorso pomeridiano il nostro Pasquale Domenico Cambiaso, ormai nostro amico, socio giano onorario potremmo dire, e oggi ci porta in una piazza di paese, sembra una piccola piazzetta che in realtà è, diciamo così, sita in un luogo che oggi molti di voi frequentano o come molti di voi siete passati. Siamo in Piazza di Pescheria, un nome che vi dirà poco, ma se vi dico Piazza di Raibetta, tutti di voi la conosceranno, quella piazza che è in fondo a Via San Lorenzo e incrocia sotto l'IPA. Ebbene, Piazza di Pescheria era proprio lì. Fate conto, per farla facile, più o meno dove oggi è Piazza Raibetta. E di cosa parleremo oggi? Parleremo oggi di mercati, in particolare di mercato del pesce, ma non solo. Vi racconto tutto. Intanto, la Piazza di Pescheria era detta Piazza di Pescheria appunto perché qui vi era il mercato del pesce, come immaginerete. Detta anche Piazza di Chiappa o della Ciappa. Vi racconterò tra poco, a breve, perché vi dicevo, si trovava in fondo a Via San Lorenzo. Vi erano i mercati erano qua perché? Perché siamo vicini al Po, siamo vicini al Mandraccio, siamo vicini al dove arrivavano le merci, quindi le merci erano scaricate e qui venivano appunto commerciate per essere poi sparpagliate ai vari commercianti, alle case, eccetera, eccetera. Quindi ai privati o ai commercianti dei vicoli. In Piazza di Pescheria, appunto, dicevo, era sita in questa piazza che oggi chiamano Piazza di Raibetta. Raibetta, raiba, sono parole che derivano dall'arabo. In particolare raiba è una distorsione fonetica della parola appunto reba, raiba, che è un termine arabo che indicava appunto il mercato dei cereali. A fianco del mercato della piazza di Raibetta vi era la raiba, la zona era più o meno, fate conto, guardando dal mare piazza di Raibetta, alla sinistra, verso appunto, fate conto, piazza Caricamento per farla facile. Qui vi era la raiba, cioè il mercato dei legumi. Alla Raibetta, invece, vi era il mercato dei pesci, appunto, in Piazza di Pescheria. Vi era detta Raibetta per distinguere appunto dalla raiba, l'altro mercato. Entrambi comunque vicini di luogo, soprattutto vicino al porto. Osservando il Cambiaso, appunto, notiamo una piazza ottocentesca, come si presentava Piazza di Pescheria nell'Ottocento. In realtà, questa piazza, se foste aveste fatto due passi qua nel Medioevo, nel Rinascimento, diciamo, nel secolo precedente, avesse visto una piazza leggermente diversa, in quanto stava già giungendo il cambiamento. La piazza di Pescheria, come vi dicevo, si trova nell'odierna piazza, si trova dove oggi è l'odierna piazza Raibetta. E qui iniziavano ad arrivare le strade grandi. Se vi ricordate, la settimana scorsa vi raccontavo, quando parlavamo della Chiappella e della quarantena, vi raccontavo che era più facile per coloro che vanno a Genova, quando sbarcavano alla quarantena, quando sbarcavano in zona San Benito, in zona Chiappella, era più facile prendere un battello e poi sbarcare a Ponte Reale, proprio a due passi da dove siamo oggi col Cambiaso, rispetto a che fare tutte le stradine ed arrivare in centro. Ebbene, come saprete anche con forse qualche puntata precedente vi la parlavo, nel 1825 si inizia a fare una carrettiera, una strada litoranea, cioè la cosiddetta carrettiera Carlo Alberto, quella che oggi noi chiamiamo Via Gramsci. Con questa grande strada si inizia a collegare Genova lato mare e quindi si inizia ad avere una strada di collegamento veloce, strada di collegamento che però inizierà a essere, come dire, a intralciare la normalità di questi vicoli stretti e quindi si inizia a demolire. Le demolizioni cominciano quindi per allargare appunto la strada e fare in modo che sia passaggio per le grandi, per le, appunto, coloro che passavano a Genova. Questa zona subirà il primo cambiamento appunto con la nascita della carrettiera Calalberto e poi dopo la seconda guerra mondiale saranno stravolgimenti e quello che oggi noi vediamo in piazza Raibetta è una piazza grande, vuota tra virgolette, perché appunto è una piazza diventata una piazza di passaggio ed era più utile, diciamo, per lo scorrimento dei veicoli piuttosto che per i mercati come era anticamente. Torniamo però all'atmosfera del Cambiaso. Vi dicevo, la piazza vi raccontava appunto Raiba e Raibetta. Mentre, tanto per chi non è avvezzo al mio sito, vi ho portato una pagina della pagina degli edifici pubblici in cui racconto i vari, tra le tante cose, anche i vari mercati. Vi raccontavo del mercato delle granaglie nei pressi di Piazza della Raibetta, appunto il mercato della Raiba. Invece parliamo adesso del mercato del pesce o in Piazza Raibetta. Il mercato del pesce, vi dicevo, beh, intanto sicuramente aiutava, come vi dicevo, la vicinanza al porto, quindi per tutte le
tutto appunto, ciò che veniva commerciato, in particolare per il pesce, eravamo vicino al mare, quindi diciamo, prendeva molto la cosa. Un proclama del 12 gennaio del 1523 proibiva la vendita del pesce in qualsiasi altra qualità, eccetto in chiappa. Perché questo termine? Vi raccontavo che prima sentiva, ricordavo, dicevo appunto, il mercato detto della chiappa. Ebbene, il pesce in questa piazza veniva venduto sulla clapa fishing, una ciappa, per chi voi genovesi sapeva un lastrone, per farla facile, su quale veniva posizionato il pesce e veniva venduto. Questa ciappa era famosa nel Medioevo anche perché era utilizzata non solo per la vendita del pesce, ma anche per un altro mestiere, tra virgolette, molto divertente per chi se lo godeva. Da estraneo, molto brutto e molto soprattutto doloroso per colui che lo subiva. Bene, qui venivano puniti i debitori insolventi e i falliti. Cosa si faceva? Semplicemente venivano legati alle mani, tirati su da una corda e poi fatti cadere, viene debiti sulla ciappa dove sbattevano il sedere. Infatti, l'espressione dar di culo alla ciappa, cioè quando si dice di qualcuno ha toccato il fondo, ha buttato il sedere sulla ciappa. E cioè è andato a fondo, non poteva andare peggio di così. Questa punizione, questo sbattuti con sedere sulla ciappa, era appunto era fatta 3 volte ed era una punizione pubblica, una punizione che veniva riservata, diciamo, ai falliti, che poi, o addirittura insolventi, che poi dopo essere così puniti venivano generalmente incarcerati nel vicino carcere carcere cosiddetto malapaga, appunto, di coloro che non potevano pagare. La paga, poi magari parleremo un'altra volta quando parleremo invece del quartiere del Molo. Per farvi capire, molti di voi mi chiedono spesso dove era il carcere di Malapaga, sapete che oggi esiste nel muro di Malapaga, via di Malapaga, ebbene, il carcere di Malapaga insisteva nel luogo dove oggi vi è la Guardia di Finanza all'angolo di Piazza Cavour, quando vi mettete, diciamo così, nella strada che vi porta a Porto Antico, quindi di fronte al nuovo mercato del pesce, invece quella struttura razionalista di cui vi parlerò a breve. Ebbene, vi dicevo appunto, la clapa fishing su questa ciappa veniva venduto appunto il pesce. Tutto ciò va avanti fino a poi nel XX secolo, quando, vi racconto poco fa appunto, il mercato del pesce verrà spostato in Piazza Cavour, in questo bel edificio che conosciamo, che tutti noi conosciamo, oggi purtroppo in semiabbandono, in attesa di nuovo recupero. E mi ricordo io spesso andavo, vedete, tanto qua vedete, vista da Corso dello Saffi, Corso da Corso Quadrio, il mercato del pesce, e dietro appunto la Plaza Guardia di Finanze, dove una volta appunto vi era, insisteva, come dire, il carcere di Malapaga. Qui molti di voi, immagino, come me, saranno andati la mattina presto a comprare il pesce, oggi purtroppo è chiuso, abbandonato, e mentre il pesce, per se andare a comprare, come dovete andare in lungo bisogno, a Cadepitta, dove una volta vi erano i macelli, quindi la carne e il pesce sono, come dire, uniti a Cadepitta. Se vi capita di passare in Piazza Rebetta e fate un passo oltre l'ultimo palazzo che, come dire, guarda San Lorenzo, quindi verso mare, tra Piazza Rebetta e la stazione della metropolitana, troverete una via che si chiama ancora Via di Pescheria. È l'unico, diciamo così, appiglio all'antica denominazione, all'antica mestiere che si facevano, però ancora qualcosa rimane. Ora, se mi ricordo qualcuno una volta mi ha chiesto come mai via di pescheria, ecco, ora lo sa, una via in realtà che non fa quasi nessuno, perché è una via dove c'è qualche posteggio privato e basta, quindi non è una via molto frequentata. Esiste e testimonia in realtà nel suo nome ancora l'antica mestiere qui veniva svolti. Su un bel sito della Pescheria Conti Genova, mi hanno segnalato, e ho sentito, riporto sul mio sito, questo appunto, questo banco presso appunto la Ciappa Vecchia, come era detto qui, la piazza della Ciappa Vecchia, eccola qua, e questa era il mercato del pesce presso Piazza Rebetta, appunto presso la piazza della Ciappa Vecchia o piazza di Pescheria. Una simpatica signora, giovane signora, che ora avrebbe ormai 100 e passa anni, che sorride e diventa immortalata per sempre appunto in questa piazza che oggi non abbiamo più, perlomeno non abbiamo più come era una volta. Diciamo, per quanto riguarda, vi raccontavo appunto di Piazza di Pescheria, era vicina Piazza la Raiba, non era l'unico mercato. E da poco vi parlo di un altro piccolo mercato che era sempre questa zona. Come sapete, nei mercati cittadini quello che serve spesso cos'è? È l'acqua. Ebbene, Piazza di Pescheria non poteva mancare l'acqua. Qui era particolarmente bella, particolarmente, diciamo così, eccola qua, aspettate.
Se vi capita appunto di andare a Monte Sant'Agostino, noterete una bellissima scultura, eccola qua, di Francesco Maria Schiaffino. Questa scultura nasce e viene realizzata dallo Schiaffino per Piazza di Peschiera. È uno dei tanti barchini che adornavano, ma non solo con funzione estetica, ma con funzione pratica, di tante piazze di vicoli. In questo caso, appunto, era utile da qui via il mercato del pesce. Il barchile era così fatto, era una scultura quadrata, simile, fate conto, per farvi capire più o meno, vi ricordate, qualche volta mi ha parlato di questi piccoli barchini che erano in Piazza Caricamento, ve n'è uno adesso in Piazza Manzoni, se vi capite di passare in Sant'Agata, avete barchili quadrangolari e sulla cima del barchile era posizionato appunto una bellissima scultura dello Schiaffino, un putto che raffigurava appunto, raffigurava l'inverno. Questo piccolo putto ha fatto un po' di giri, in questo caso questa foto ce lo rappresenta sito a Nervi, nei parchi di Nervi. Per chi di voi ha un po' di dimestichezza, qui siamo nella fontana davanti a Villa Gropallo, vi è una bella fontana, il centro adesso oggi è vuoto, se chi vuole un po' l'occhio ricorderà le ringhiere, queste ringhiere qua e le sculture che ci sono dietro. Vi faccio vedere, farvi capire un po', se non dico come dire, fregnacce. Aspettatemi, ho segnato una foto, fatemi vedere, vediamo se mi ricorda, 4109, aspettate, faccio vedere. Questa è una foto del 2018 del Roflora, intanto proprio quel luogo, vedete? Le ringhiere sono queste, le statue ai lati. Oggi abbiamo una fontana, tra virgolette, anonima, che spara acqua. Se foste passati di qua un po' di tempo fa, invece avreste visto una bellissima scultura dello Schiaffino, che oggi invece è conservata nel Museo di Sant'Agostino. Sempre lo Schiaffino, se vi dico l'anno, siamo nel 1729, potrebbe venirvi in mente che proprio in quell'anno lo Schiaffino era stato incaricato dalla Repubblica di Genova di eseguire la statua marmorea che oggi fa bella mostra di sera, bellissima statua marmorea, della Madonna di Genova, che è nella Cappella Dogale. Per chi di voi non la conoscesse, ve la mostro subito. Vi racconterò una cosa che pochi di voi forse sapranno. Allora, il nome della guardia. Eccola qua, così almeno se qualcuno non la conosce male può vederla. Questa è l'altare della Cappella Dogale, appunto, questa è la bellissima Madonna di Genova, opera dello Schiaffino. Questa Madonna, in realtà, cioè quest'altare, in realtà, prima che arrivasse lo Schiaffino, non era disadorno, ma vi era una bellissima pall'altare del Paggi, Giovan Battista Paggi, che aveva dipinto una Madonna con bambino a San Giorgio, San Giorgio Giovanni Battista, oggi conservata in quella del Palazzo Bianco. Era stata donata al Comune di Genova, alla Repubblica di Genova nel 1603 invece poi nel 1729 qui viene istituita questa bellissima Madonna Genova dello Schiaffino. Per rimanere in zona, il buon Paggi che aveva donato alla Repubblica la palla altare era in zona qua, in zona Pescheria, perché nel 1706 e 1708 occupava il ruolo di sovrintendente ai lavori di le decorazioni della facciata lato mare di Palazzo San Giorgio. Ne abbiamo parlato qualche volta fa, qualche puntata fa, vi ricorderete. Caso Tavarone dipingeva quella dipinta con la bellissima San Giorgio e Drago, eccetera, eccetera, la facciata, diciamo così, lato mare. Ebbene, il Paggi era sovrintendente in questa operazione. Il Paggi, potremmo parlare ore, come tutti i buoni pittori della sua epoca e non solo, si è estinto per atti, come dire, contrari. Si era macchiato di acqua di sangue, era scappato, quindi trovate le sue opere in Toscana, non solo, ma a Genova io ricorro spesso e volentieri appunto per questa sua opera per la Cappella Dogale, purtroppo per lui sostituito dallo Schiaffino, quindi spesso non ricordato. Se fate un passo a Palazzo Bianco potete notare, potete ancora vedere la sua palla altare, bellissima, e quindi come dire, ricordarlo insieme a me. Sempre di acqua. Vi mostro un'altra, guardate bene questo, guardate bene il cambiaso, notiamo un arco qui sopra. Questo arco non era altro che una derivazione, cioè un tocco di aqueotto storico. Se guardiamo ancora meglio, vediamo questo piccolo trogoletto e queste derivazioni, che sono le derivazioni delle singole utenze.
Se vi capita ancora oggi di andare per esempio in piazza caricamento, lato Pontereale, lato come dire, lato ponente, ci sono ancora, c'è proprio uno passabilissimo, un piccolo trogoletto con appunto i vari tubettini, con le varie derivazioni, con le varie utenze. Dalle varie utenze appunto vi è la fontana di cui vi parlavo poco fa. Non dimenticare nulla. Ah sì, e invece se vi capita di camminare oggi tra la piazza di Raibetta e Ponte Reale, quindi nella zona di cui stiamo parlando oggi, potete notare anche incastonato tra gli archi che sorreggono appunto tra i pilastri che sorreggono gli archi, sto lì ballato, appunto dicevo, Raibetta, Ponte Reale, questo manufatto. Questo qui non è altro che una sezione di tubo dell'acquedotto storico, recuperata probabilmente in questa zona. Come se vi ricordate, spesso vi raccontavo tra i tanti tubi che sono in questa zona, quello quel tubo marmoreo che portava acqua al Ponte Reale, è Arbisson Barchile, che oggi è Piazza Colombo. Ebbene, questo tocco di tubo, come di tubo acquedotto storico, viene riutilizzato appunto tra i pilastri tra pietre promontorie, vedete questi grossi blocchi di pietre promontorie che sorreggono gli archi di Storipa. Ci passateci un occhio, perché vedete, invece di essere buttato via, è rinato nuova vita e oggi possiamo ancora vederlo. E questo è Piazza di Pescheria. Se sempre facendo due passi tra Sottoripa, lato Raibetta, e Piazza Raibetta, noterete un piccolo vicolo, detto Vico dell'Oliva. Vico dell'Oliva si ha due, Vico dell'Oliva è quel vico che collega Piazza Raibetta, angolo Storipa, con Canetro Curto, per farla facile. Anzi, se vi capita di farlo, in cima, angolo con Canetro Curto, c'è una bellissima di collaborativa, quindi fatelo perché merita. E c'è anche a metà del vicolo un bellissimo portale marmoreo con San Giorgio, è uno dei pochissimi portali in cui c'è San Giorgio, il drago, e due stemmi non a brasi, quindi merita di essere visto, anche solo per questa particolarità. Ma ve lo mostro quasi quasi, così, già che vi parliamo, almeno se non l'avete visto, ve lo faccio vedere. Vediamo se non era previsto, ma dov'è trovarlo. Un po' di fortuna, così sapete di cosa parlo. Però poi andate a vederlo, se no vi vengo a cercare. Vediamo un po' se è una porta. Non sarà portata, scusate. Vediamo un po', portata. Siamo fortunati. Portale, scusate, che non ho previsto di farvelo vedere, ma mi piaceva farvelo vedere, ma se no ve lo andate da soli. Facciamo ancora una prova? Vediamo ancora se sono in prova. E se no poi vi ci mando da soli, in qualche modo. Eccolo qua, Vico dell'Oliva. Guardalo da qualche parte, vediamo un po' se si vede bene. Non è bellissimo, ma rende abbastanza. Eccolo qua, vedete, San Giorgio, il drago e due stemmi non a brasi, una cosa abbastanza rara per l'epoca. Ma torniamo al nostro Vico dell'Oliva. Vi raccontavo, Vico dell'Oliva si dice, si chiami così, sia perché vi era un'antica famiglia Oliva che qui abitava, sia perché all'angolo di Piazza Raibetta, proprio a fianco della Clapa Piscium, cioè della ciabola dove veniva venduto il pesce, quindi a fianco del mercato del pesce, vi era anche il mercato dell'olio e con la sua ciapa, quindi la Clapa Olei. Ognuno, diciamo così, aveva il suo settore di vendita. Qui veniva venduto l'olio, appunto, come immaginerete dal nome. Quando parliamo di, vi parlavo prima di mercati, vi faccio un bellissimo escurso. Se vi capita da sul mio sito, troverete tantissimi mercati che vi erano i vicoli. Oggi noi i vicoli camminiamo veloci e pensiamo come in luoghi stretti e angusti. In realtà, anche nei luoghi più stretti, vi erano tantissimi mercati e si vendeva qualunque tipo di cosa. Se vi capita sul mio sito, vi faccio vedere un po' di foto, per esempio. Eccolo qua. Questo è il mercato delle erbe in Piazza Annunziata, per esempio. Il casotto che c'era. Ma come era viva la piazza, c'è una bimba carichissima, poverina, che sta facendo il giro, qui si vende di tutto, questo è sempre la sua belimbao, lo conoscete tutti. Qui per le erbe, vedete, fondamentale del barchillo, si prende l'acqua, qui si vendeva di nuovo la frutta, come vedete dal nome, Raibetta, Raibetta, abbiamo parlato adesso, il mercato dell'olio, quindi con la Clapa Olei, San Domenico, quindi l'attuale piazza del Ferrari,
divertente perché qua era il quindi era il mercato, il mercato della vendita dei fiori. Tanto era grande che occupava tanta piazza e quindi c'era troppo caos e aumentava il traffico, cominciava a diventare veramente un intralcio alla vita normale della città. E così nacque un nuovo spazio per il mercato e arrivò il mercato orientale, che noi conosciamo a metà di via 20. Erano anche mercati un po' più, qui vedete, se Ferrari, angolo, quell'angolo del Ducale, qui abbiamo il mercato relativo appunto alle erbe, quindi anche qua si vediamo qualcosa, si teneva un po' di frutta e verdura. Piazza Umberto I, cioè la piazza, oggi Piazza Matteotti, Birno è la festa di la natalizia. Qui siamo ancora in Piazza San Domenico. Qui invece c'è Piazza Matteotti, abbiamo il mercatino di Natale, quindi vedete i mercatini di Natale, 15 di Presepi, il mercatino di Natale, l'attuale Piazza Matteotti, libri, come abbiamo oggi, ma di Galleria Mazzini, una volta i libri venivano venduti in Piazza Umberto I. Questa è una delle più belle, che sono le 15 di Palme, vedete che è enorme, queste palme intrecciate da record, che oggi non ce le possiamo neanche. Mercato orientale con questa bellissima mitica struttura, sapete che è recuperata l'antico chiostro, in mezzo invece struttura in cemento armato, e poi va il Carmine, come tutti voi conoscerete, qui c'è il Carmine ancora vuoto, qui c'è il Carmine che compare improvvisamente nel mercato. Statuto, Piazza Statuto, vi ricordate, qualche tempo fa parlavamo di questa bellissima Madonna incastonata sotto Palazzo Reale, questa piazza è stata vuota, questa piazza è Statuto, ah, ci sono vuote, benissimo. Qui vuote, se vedete, oggi abbiamo invece questo ferro che occupa la piazza e nasconde anche un po' Palazzo Reale. Infine Sarzana, anche qui vi era un mercato, ecco qua vedete baracche di legno. Oggi nuovo mercato, fatto molto bene, invece non, diciamo, non così un po', come dire, adattato, un po' provvisorio, ma piuttosto un bel mercato. Qui siamo nella piccola piazza Sauli, che sapete, tra Canneto Longo e Giustiniani. E qui c'avete Banco Frutta e Verdura in Piazza Sauli. Qui c'è il Palazzo Sauli al 7 con i suoi bellissimi putti, se lo conoscete. Qui alle nostre spalle abbiamo la Torre Le Cavela, per un po' capire dove siamo. E infine i mercati moderni. Vi faccio vedere prima il mercato del pesce di Piazza Cavour, che tutti voi conoscerete, vi sono perso. Eccolo qua. Un altro mercato che pochi di voi ci ricorderanno è il mercato di fiori di. Eccolo qua, a Brignole, cioè diciamo in zona dietro le mani di Tommaso Ivrea, quindi diciamo di fronte alla stazione di Brignole. Un mercato che è rimasto qua, tra virgolette, costruita anch'essa, anche lui era razionalista, quindi costruita più o meno insieme al mercato delle pesci di Piazza Cavour, rimase così fino agli anni 80 del Novecento, quando viene distrutto e oggi al suo posto, come vedete, abbiamo tutto preparato, abbiamo tutte le porte della Moleskine rifatte, abbiamo la sede di una banca, ma non c'è più nulla di tutto questo. Scusami, farvi vedere un po' di mercati. Ma torniamo al nostro, torniamo al nostro, alla nostra piazza. In particolare andiamo a vederci un po' nel 31. Sapete, una volta, vi raccontavo un po' di volte, su due passi nella mia soffitta, trovai una volta un elenco telefonico del 1931. Questo elenco telefonico è molto divertente perché, vabbè, il telefonico logicamente genovese ed è diviso per piazze. Quindi, scorrendo, se vi capita, andate sul mio sito, alla pagina appunto La vita dei vicoli del 31, eccolo qua, questa è la copertina dell'elenco telefonico. Pian piano raccoglierò tutte le vie, qui avete un po' di vie, tra le tante vie che ho raccolto vi è anche Piazza Raibetta. Guardiamo un po' Piazza Raibetta, cosa succedeva all'epoca, notiamo in primis la farmacia operaia. La farmacia operaia è la farmacia operaia Sormani, una farmacia che abbiamo ancora oggi, quindi è resistita nei secoli, nei decenni, quasi 100 anni ormai. Anzi, manca pochi anni. Bozzano, vedete, tante cave di Sanremo, quindi non si usava solamente la nostra cava della Cappella, ma avevano altre cave, come dire, che venivano portate a Fratelli Accame, Banca Ambrosiano, eccetera, eccetera. E tra tante cose notiamo anche il ristorante Olivo, su cui torneremo tra poco, sia l'Olivo che il Banco Ambrosiano. Ma prima di parlare di questi due, parlo della, appunto, farmacia operaia Sormani. Molti di voi la conosceranno, è la farmacia che si trova esattamente in fondo, cioè venendo giù da via San Lorenzo, quel palazzo che blocca la vista mare a San Lorenzo, in Piazza Redetta, lato mare,
appunto vi è questa bellissima farmacia, una farmacia operaia, scritta Farmacia Operaia Stormani, è una delle tante botteghe storiche che trovate nei vicoli genovesi. In particolare questa bottega storica fu aperta nel 1927, come testimonia la licenza rilasciata dal podestà al farmacista dottor Carlo Fissore. La licenza così recita: licenza d'esercizio per il commercio di articoli farmaceutici. Prende il posto di un caffè Charmant, che è proprio in questo luogo, e se vi capita di entrarvi troverete bellissimi arredi che adesso vi mostrerò. In particolare quello che ha colpito me la prima volta che l'ho vista è il bellissimo orologio. Fermo, vi dirò perché tra poco, fra questi due bei grifoni alati. Oltre a questo, notate tutto l'arredamento in boiserie, quindi tutti come dire, il bancone e gli armadi laterali, una volta con le ante di vetro, oggi smontate, ma cioè, vuol dire, devono essere rimontate, tra virgolette, per comodità smontate. Comunque tutto l'ambiente è ricoperto da legno riccamente lavorato, e questo vi mostrerò. Il tutto poi, se vi capita di entrare, troverete anche tra gli scaffali anche antichi mortai in bronzo, bottiglie di vetro per fare il sales, altre cose, tante piccole, come dire, chicche di una farmacia dell'epoca, appunto, che sono rimaste fino a noi. Vi dicevo che si chiama il nome farmacia, Stormani, il nome delle proprietarie, operaia. Perché operaia? Il termine operaia non è così raro. Se vi capita di andare a San Giorgio, per dire, c'è la farmacia San Giorgio, farmacia operaia San Giorgio anch'essa. Erano dette operaie perché in questi luoghi si facevano sconti e agevolazioni appunto ai tanti lavoratori che frequentavano la zona, in particolare, come immaginerete, i lavoratori del porto. Spesso si leggeva la frase appunto a tutti i lavoratori, tutte le facilitazioni, appunto, si davano, si aiutavano coloro che potevano comprare. O probabilmente medicine costose. Vi raccontavo dell'orologio, se volevamo bene, l'orologio è fermo alle 3:36, 37. Perché questo orologio si è fermato a quest'ora qua, nel 1941. A Genova cadevano le bombe inglesi alle 3:35 del mattino, tra una bomba e l'altra, come dire, l'orologio ha subito uno scossone e si è fermato. Il dottore, farmacista, proprietario della farmacia decise di non ripararlo, ma di lasciarlo lì, muto testimone di un'epoca che per fortuna è passata, e per fortuna ci ha lasciato la farmacia intatta, nonostante le bombe che cadevano appunto in questa zona, ma non solo. Vi mostro qualche altra immagine della farmacia per farvi capire la bellezza e per invitarvi anche ad andarci a comprare, anche voi non solo a guardare, che tante. Anzi, ringrazio la farmacia Stormani per avermi fatto fare 8.000 foto, e invito voi a fargli un passo, se riuscite a comprare qualcosa anche meglio. Questa è come si presenta oggi a farmacia. Vedete, piena di scaffali, cioè piena di medicine moderne, ma i scaffali resistono appunto, l'antica bellezza degli scaffali. Vi mostro un po' di particolari per farvi capire quanto sono belli. Qui vedete una piccola pigna che aveva soffitto, vedete, prima di vedere armadi di quella mostra di Mogano e Ivanhoe Oro, per esempio, comunque ormai di casa mia, ma non solo. Ecco qua, vedete, per esempio, un bel mascherone. E notate, per questo mascherone qua, vedete ancora questi buchi qua, sono i buchi delle ante, appunto, degli scaffali e degli armadi laterali della farmacia. Oggi, dicevo, non ci sono più le ante per comodità del vivere del farmacista, ma in realtà, esistono ancora, ma sono smontate provvisoriamente. Questo, in particolare, se vedete questi motivi qua, sono motivi tipici dell'epoca, appunto neorinascimentali si chiamano, ecco, anni 20, anni 30, sono i motivi che andavano di moda anche in quell'epoca lì. Potete conoscere le case dei vostri nonni e bisnonni, da tavolo, mobili di questa fattura. Queste sono le decorazioni che trovate all'ingresso. Quando vi capita, prima di entrare nella farmacia, di varcare la soglia, sono proprio le ante di qua, sono due ante d'armadio, se guardate, sia di qua, sia a destra che a sinistra. Sono queste bellissime, ecco, questa a destra, questa a sinistra, queste bellissime decorazioni, sempre grifi alati, stemmi, vedete, vari di fiori che saltano da loro. Se vi capita, nei vicoli, tanti portali antichi hanno appunto questi motivi floreali, non a caso questi motivi della Francesca Romani, di questi mobili di questo qua, erano neorinascimentali, appunto, si rifacevano
agli antichi motivi di tanti portali che troviamo nei vicoli. Per farvi un esempio, già che parliamo di portali, ve lo potrei vedere uno, ma ci do un altro, così vedete un po' di confrontare gli uni con gli altri. Da Ghirigoro, come dicevo quando piccolino, andiamo a vedere Palazzo, per esempio Palazzo Jacopo Spinola, che tutti voi conoscete. Un po', ho salito stamattina a guardarmelo, scaloni esterni, eccolo qua, vedete questi bei motivi floreali, questo palazzo qua bellissimo, il palazzo in Posta Vecchia, al Civico 16, pochi ve lo conosceranno, quel palazzo dove è via quella bellissimo, eccolo qua. Uno dei portali più belli dei vicoli, il portale che rappresenta il cosiddetto trionfo degli Spinola. Se guardate i motivi floreali di questo portale, sono quelli che poi troviamo anche molto meno, mi perdonerà la farmacia romana, molto meno belli, però comunque troviamo anche nel portale farmacia romana. Questo è il trionfo degli Spinola, per chi non lo sapesse, invece abbiamo anche un trionfo dei Doria, che invece è in via Chiossone, ma questo ve lo faccio io da soli. Torniamo al nostro Cambiaso e a sinistra di questa piazza, e vi dicevo appunto la farmacia Sormani. La farmacia Sormani nasce negli anni 30, nel 17, quindi fine anni 20, in questa piazza redetta che iniziava a essere una piazza abbastanza trafficata. Tra le tante cose che succedono in questa piazza, il Miscosi, che molti di voi conosceranno, anzi conosceranno i suoi libri, i quartieri di Novantica, se vi capita di leggere, troverete due racconti che riguardano questa piazza. Uno è relativo a questo ristorante Olivo, di cui parlavo prima, e un altro invece a un ristorante che qui non abbiamo più. Probabilmente Miscosi ci racconta, istituito da un banco, da un'agenzia bancaria, probabilmente sotto questo qua, da Banco Ambrosiano. Lo dico probabilmente perché siamo negli anni 30 e il tutto confermerebbe l'ipotesi. Il ristorante Olivo ci racconta il Miscosi che nel 1904, esattamente il 15 di settembre, per chi è un po' di voi è un po'... conosco la storia di Savoia, proprio in quel giorno lì nasceva Umberto II, è vero. Quel giorno lì a Genova, e non solo, vi sono state le grandi proteste popolari. Era una delle prime insurrezioni proletarie d'Italia. Tra tanti sconvolgimenti, appunto, uno degli scontri più grossi è stato in Piazza Libetta. Come immaginerete, perché? Perché appunto i lavoratori del porto erano lì vicino, quindi la piazza si prestava, come dire, a essere raggiunta facilmente dai lavoratori che protestavano. Protestavano tanto, come dire, con tanta veemenza che andò in frantumi il vetro del povero ristoratore del ristorante Olivo, che appunto rimase poi direttamente ferito nella sua bottega per come di questi scontri. Mi raccontava appunto del Banco Ambrosiano, perché il Miscosi ci racconta che oltre al ristorante Olivo vi era un'altra trattoria in Piazza Rebetta, la trattoria detta l'Arelia. L'Arelia che durò fino intorno al 1923, e poi viene sostituita da un'agenzia bancaria, probabilmente appunto, come vi dicevo, da questo Banco Ambrosiano. Miscosi racconta, ve lo racconto perché Miscosi ci racconta che anche il Banco Ambrosiano durò poco in questa piazza perché vi cammina tanto traffico di macchine, di veicoli che andavano su e giù, che vi era, i clienti della banca protestavano vivacemente perché era molto pericoloso attraversare la strada, si rischiava quasi la vita per andare in banca, e quindi la banca decise di abbandonare questo luogo, andare in zone più tranquille. Questo per raccontarvi appunto di Piazza Rebetta, che oggi noi vediamo come una piazza in realtà abbastanza tranquilla, dove il traffico per fortuna è limitato, invece una volta non lo era, era come immaginerete la strada a mare, quindi cioè non vi era ancora la strada più a mare, che oggi facciamo il nostro cosiddetto sottopasso, e quindi era la strada che si usavano tutti, furono passati i vicoli lato mare. Il grande traffico non aiutava i negozianti che davano sulla strada. Addirittura leggevo un giornale, ma la notizia mi sta smentita, diceva che anche un tram andò a finire dentro la farmacia Sormani. Si diceva, quindi diciamo la notizia non mi sta confermata, però diciamo così, non sarebbe poi così tanto strano, perché come sapete, vi faccio vedere una foto di Rebetta antica, i tram, ma non solo, venivano giù a San Lorenzo e giravano a destra e a sinistra, oppure passavano di fianco a Rebetta. Ma certo, diciamo così, la farmacia e tutti i palazzi non erano immuni dalle macchine che passavano a fianco. Ci vediamo un'antica immagine, prima di tornare ai Mangiarecci. Concludere con un po' di quasi, come dire, contemporaneo. Prima, visto che il tempo, come sempre,
è tiranno. Allora, Piazza Raibetta. Tanto che non l'ho ancora mostrato, abbiamo sempre visto abbiamo sempre visto il cambiato, abbiamo visto un po' di immagini un pochino più, tra virgolette, moderne. Ecco qua, Piazza Raibetta, come si presentava. Vedete, qua c'è già Palazzo San Giorgio, già bello per il fatto, pieno di fili per cui passava il tram. E in particolare, faccio vedere, vediamo un po' se è una bella la cartolina del tram che scende, ecco qua. Questa bella cartolina della collezione di Stefano Finauri, che come sempre ringrazio perché grazie alle sue cartoline tante volte riusciamo a vedere cose che potremmo vedere, anche perché sono fatte, vedete, bellissime, scansionate, quindi si vede benissimo ciò che succede. Questo San Lorenzo in discesa, il tram viene giù, e quindi se avesse giù un quadritto, in effetti, entrerebbe secco nella farmacia. Questa immagine, così vi faccio vedere già dove siamo, vedete, tanto bellissimo il pavimento completamente lastricato, che oggi noi abbiamo lastroni moderni. Ebbene, una volta con questi bei lastroni antichi, sicuramente duravano di più dei lastroni moderni. Gente vestita benissimo. Un piccolo entrubino che puliva probabilmente la cacca di qualche cavallo che era appena passato. Poi bellissime, se notate, le insegne di ferro, di tutte le varie insegne, sale tabacco qua, per esempio, le insegne dei negozi e poi le tende. Vedete, tende antiche, bellissime, le tende bianche, rette da questo. E oggi ci sogniamo. Lampioni, che forse sono ancora, non così belli, non tutti, ma ci sono ancora abbastanza. Guardate quanti lampioni, oggi tutti questi lampioni qua non ci sono, ve lo assicuro. E beh, poi in cima lo sapete. Gesù, già con la bella faccia moderna. E i lampioni antichi, vedete questi lampioni antichi che oggi non abbiamo più, e tanti, tantissimi fili. E poi dico, li vedete, bellissimi, animati, bambini vestiti benissimo, persone più, bambini in posa, qualcuno quando fa le foto, qualcuno in posa lo trovate sempre, diciamo. E poi, vabbè, la maggior parte della gente invece cammina, che lavora. Bene, allora, adesso siamo abbandonati questa bellissima immagine, c'è una molto più brutta, sono i carri tedeschi invece che passano dietro a Piazza San Giorgio, eccolo qua. Qui c'è questo uomone qua che è molto giustamente contrariato dalla cosa. Questo è il nostro Piazza San Giorgio, che per fortuna ha resistito, anche se qualche bomba l'ha presa anche lui. Vediamo un po' se qualcosa di più divertente, di ancora farvi vedere un po'. Questa farvi vedere, l'ho vista. Ah, questa è Piazza, questa è Piazza Raibetta, prima del Novecento. Vedete, vi raccontavo che la farmacia aveva preso il posto di un caffè Charmant. Ebbene, la farmacia era come qua, esattamente qua, il caffè latte, per cui c'è un Gustavino, eccolo qua, c'è una trattoria, vedete qua. E qua uno dei tanti omnibus, tanti tram, ma che andavano su giù, omnibus si sono ancora a cavallo, vedete, c'è ancora la forza motrice cavallo, mancano infatti i fili del tram ancora. E poi, immancabili, tantissime reclam appiccicate a qualunque tipo di muro. Se notate, sapete, qua siamo all'angolo con Vico Oliva, che inizia proprio di qua. Qui c'è un bellissimo Agnus Dei, se vi capita di vederlo. E qua ci sono riportati alla luce gli antichi archi, un muratura molto bello. Tanto che siamo qua, vi faccio prima vedere il tubo incastonato tra gli archi. Ebbene, il tubo incastonato tra gli archi, per farvi capire un po' dov'è, questa è un po' più bella. Non la posso vedere proprio. Vabbè, comunque il tubo incastonato tra gli archi è in questi archi qua, per farvi capire dove siamo. Vedete quante reclame, quante busta c'era appiccicata con un tipo di muro. Queste cose qua siamo migliorati, diciamo. In altre cose i vicoli sono più brutti, perché le avrei preferite un tempo. Oggi forse invece qua siamo un pochino più attenti a tenerlo meglio. La vita però le vicoli di una volta sicuramente non supera. Ma tra tante cose, vedete, Piazza San Giorgio qui era aperto. Chiunque poteva passare qua, andare in Piazza Cambiamento. Oggi si vede chiuso, invece non possiamo passare negli archi di San Giorgio, possiamo goderci. Di questo San Giorgio, dobbiamo passare qui fuori. Vi facevo vedere Pasqua Domenico, Raibetta, adesso ho dimenticato qualcosa. Ecco, allora, in questa bella immagine di Raibetta notiamo l'inizio degli archi, Storipa. Vi parlerò poi un'altra volta. Come sapete, in realtà Storipa andava avanti, cioè alle spalle di questa, diciamo, già alle spalle del fotografo di questa foto, in realtà avreste avuto ancora Sotoriba che correva dove oggi vi è Turati, via la Rifa Ricottileria, ma di questo parleremo un'altra volta. Se vi ricordate, una volta avevo mostrato la Torre di Vento, che insisteva su Rifa Ricottileria, sempre un altro a quale è cambiato la vista molto bene, cambiato in queste cose è spaziale, cioè non si dimentica nulla, è utilissimo a me, ma anche, diciamo, alla nostra ditta per parlare. Ebbene, se invece vi parlavo di mangiare, se foste passati di qua, diciamo negli anni 20, aveste andato a mangiare all'Arelia, negli anni 30 da Olivo,
stanno attenti che non arrivasse una pietra degli scontri, diciamo, del 1904. E se invece fossero stati qua negli anni 70-80, qui sotto c'è un bar, ancora oggi si chiama così, bar Porto Franco, perché si chiama Porto Franco, lo immaginerete, qui vicino a Pira, Porto Franco, di cui vi ho parlato spesso, vi ho parlato di una puntata, proprio una puntata, forse la prima puntata di Segreti di Vito di Genova in Pillole. Vedi, questo bar Porto Franco è famoso perché negli anni 70-80 fu comprato, la licenza fu comprata da quattro amici. Quattro amici al bar. Una canzone che voi tutti conoscerete, è una canzone che, diciamo così, che nasce, sapete, dalla penna di Gino Paoli, ma è una canzone che ci serve oggi a noi perché parliamo di, cioè così, concludiamo la storia di Piazza Redetta e dintorni con questo bar. Diciamo un po', chi di voi è un po' più âgé si ricorderà, ma neanche troppo in realtà, si ricorderà del Giavotto. Il Giavotto aveva due bar. Uno, questo qua, in Piazza delle Scuole Pie, anzi se guardate qua bene, eccolo qua, Piazza delle Scuole Pie, vedete, San Lorenzo, di San Lorenzo, Piazza Lorenzo, Vico del Filo, Piazza delle Scuole Pie. Qua c'è la caravella Giavotto, era sempre Giavotto. Oggi, se vi capite di passarci, noterete ancora qua Giavotto, quindi esiste ancora, abbandonato se stesso, ma esiste ancora l'insegna. Dicevo, Giavotto aveva due bar, uno qua e poi da su, detto Giavotto il vecchio, e uno invece, detto Giavotto il giovane, era invece il Giavotto che era sotto il porcio dell'Accademia, cioè Piazza dei Ferrari, per farla facile. Sotto il porcio dell'Accademia, in particolare, era il ritrovo di tanti genovesi dell'epoca. Tra i tantissimi ricordiamo quattro persone a casa, Gino Paoli, De André, Tenco e Paolo Villaggio. Ebbene, tra tanti amici vi era anche un tale Giulio Frezza. Uno dei quattro amici a bar raccontati nella canzone di Gino Paoli. Quando, tra l'altro, ho avuto la fortuna di riportare una volta in macchina, non chiedetemi perché, ma un giorno mi trovai in macchina una persona molto simpatica, alla fine, scendo dalla macchina, un amico mio papà che era come in macchina mi disse, sai chi è lui? È uno dei quattro amici a bar, l'avessi saputo prima, avrei fatto una bella foto e l'avrei mostrata, ma invece ve lo posso solo raccontare, voi dovete solo crederci. Vi dicevo, quando il Giavotto chiude, il buon Frezza chiese agli amici perché non compriamo la licenza di un bar e ci mettiamo a lavorare anche il buon Sergin Vassallo era il banconiere del Giavotto, che era rimasto senza lavoro. E così i quattro amici al bar, appunto, decisero di acquistare la licenza del bar Porto Franco e così, se avesse fatto un passo al bar Porto Franco per gli anni 70 e 80, avessi trovato quattro amici al bar che parlavano, appunto, e tra le tante cose, anche appese alle pareti, alcuni progetti di Renzo Piano che, passando di lì, regalò agli amici, appunto, questo progetto che era appeso alle pareti. Con questo direi che si è fatta una certa, cioè abbiamo raggiunto la mezz'oretta, anzi, sicuramente abbiamo superata, conoscendomi. Guardavo cosa ho dimenticato, ma direi che più o meno è tutto. Scusate, guardavo gli appunti, che poi sono sempre ultimi, ma alla fine non li guardo mai, e vedo tutto, se vedo qualcosa ve lo racconterò la prossima volta, con questa bellissima immagine che ci regala come sempre il nostro amico Cambiaso, di questa piazza di pescheria silenziosa, vedete, con un mercato in fondo, da questo storico, questi archi qua e questo colato qua era il mercato dei legumi, per farvi capire un po' come era la situazione. Che con questa bellissima immagine, con questo bellissimo cuore alla seppia, in primis ringraziamo il nostro amico Cambiaso, che è sempre utile. Io ringrazio tutti voi per l'ascolto, vi rimando alla prossima puntata e come sempre grazie e un saluto dai miei colleghi.